Siamo alla Villa Vecchia Imperiale a Pratolino, fra Firenze e Mugello. Perché siamo qua? Perché è un ristorante straordinario. C'è sopra il ristorante dove c'è la cena servita e sotto c'è il locale, la suite imperiale, dove c'è un aperitivo, ma c'è il divertimento, i DJ e tutto il resto. Andremo un pochettino sopra, poi andremo sotto a cercare Luca Sernesi, che oggi compie gli anni, questo imprenditore fiorentino che ed è famoso per la movida fiorentina. Andiamo, vediamolo. No more games, I'm a change which you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right into the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers, and it's no movie, there's no Mackay Fiverr. This is my life. Gli anni passano, però noi ci siamo sempre. Questa è una cosa bellissima, no? Questo personaggio che noi abbiamo cercato per tutto il locale della Villa Vecchia Imperiale, abbiamo detto, questo imprenditore toscano di successo con 3-4 locali a Firenze, l'abbiamo trovato, è lui. Luca, auguri, buon compleanno, un successone anche questa serata, un successone. Il sabato qui in villa sta andando bene, ci riusciamo sempre a fare un bel sabato. Noi di acqua sotto punti ne abbiamo vista passare, Marco, di compleanni ne abbiamo fatti tanti. Riguardavo in questi giorni dei compleanni fatti, io sempre il mio compleanno sempre festeggiato con Planet TV. Comunque te è un successo incredibile, sei veramente, a parte un amico, ma sei un imprenditore straordinario. Grazie. Sei riuscito a portare tanta gente, a muovere tanta gente. Conviene, perché la location è bellissima, una ristorazione sopra magnifica e sotto c'è la suite imperiale, perché in questa villa, come in ogni villa, c'è la suite, no? E la tua suite è questa. Villa Vecchia Imperiale, si cena bene. Aperto quando la Villa Vecchia Imperiale? Dal giovedì, mi sembra, no? Dal giovedì alla domenica. Giovedì alla domenica? Il sabato c'è il sabato imperiale. Giovedì si cena sempre. Si può venire anche qui a mangiare una pizza e via, anche? Certo. Si può? La domenica, tra l'altro viene la domenica al pranzo, che c'è, ho creato il vecchio girarrosso, dove si mangia la roba con l'arrosto girato, che si toglie e si mangia, che è una che una meraviglia. Ti invito a provare. Torneremo. Grande Luca, auguri, buon compleanno, Villa Vecchia Imperiale. Il divertimento anche nel 2016 continua, continua, anzi ricomincia da qua. Cioccolato, dolce o salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, dolce o salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Chiami? Stefania. Stefania. Allora, siamo qua perché c'è la festa dell'imprenditore fiorentino conosciuto, no? Sì. Che è Luca. Luca. Allora, facciamo gli auguri, dai. Luca, tanti auguri. Che c'è da dire? Luca è formidabile, è fantastico. C'ha tutto, non c'è da dire niente. Ciao! Complimenti per questo coso. Si è fatto lo shampoo col Viagra, vedete che... E si è rizzato il capello. Sì. Ciao, tu sei? Pino. Pino. Senti Pino, tu sei qua? Io sono Giovanni, piacere. Piacere. No, Marco.
Dicevo, tu sei qua per il compleanno di Luca, di questo personaggio, sì. Questo imprenditore fiorentino, vero? Siamo contenti di venire qui e festeggiare il tuo compleanno. Imperiale della Villa Vecchia Imperiale, c'è il DJ Simone Alinari. Ciao Simone, una grande festa, ciao, prima volta ci rivediamo, come va? Bene, no? Il locale è pieno. Bene. Ma poi soprattutto questa sera c'è un sacco di donne ovviamente per Luca. A volte ti scordi come ti chiami, questo è scritto da tutte le parti. Se mi spoglie anche sui box. E sui box Simone Alinari. È un grande, e qua ci sei ogni sabato. Sabato sì, sabato prossimo anche. Sabato, ogni sabato, sì. Uno dei DJ, quelli bravi, naturalmente qua alla Villa Vecchia Imperiale. Grande Simone. Abbiamo trovato Francesca Londra, Roma. Più su. Milano. Parigi. Non mi ricordo. Grande. Francesca è una bellissima voce, è una vocalist straordinaria, canta in una maniera, ormai la conoscete insomma, la trovate spesso e volentieri. Bene, la trovate spesso e volentieri qua alla Villa Vecchia Imperiale, questa volta anche per il compleanno di questo imprenditore fiorentino, certamente, di successo. Non si può perdere un'occasione del genere, ovviamente con Luca c'è un rapporto straordinario ormai da diversi anni, quindi a livello professionale ma soprattutto poi umano, perché Luca è veramente una grande e bella persona. E quindi si vive un po' tutto, non solo il lavoro ma anche il fuori, e stasera figuriamoci, non potevamo mancare a questo grande evento, questo compleanno da condividere. Grazie, e ovviamente... grazie Planet, grazie Marco. Stai mangiando la torta perché? Perché è il compleanno di Luca e sono venuto qui per festeggiarlo e lo voglio onorare mangiando anche la sua torta. È una persona che merita, quando pare. Lo merita molto. È un amico vero. Stefano Appel, nostro professionista. Autografo, e abbiamo Lorenzo e ci stai mortalando. E domani potrete vedere le foto all'interno di Villa Vecchia Imperiale. Foto le trovate su Facebook, Villa Vecchia Imperiale. Villa Vecchia Imperiale, gruppo, che è una pagina. Pagina. Ma come mai scappi quando gli faccio l'intervista? Scusa, io scappo via, mi dà noia la luce. Ma sei fotografo? Facciamoci una foto. Fatemi un selfie. Si può fare i selfie con questo? Voglio. Fatti vedere te con la telecamera, almeno fai una bella ripresa. Ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, il fotografo, lo trovate sulla pagina Villa Vecchia Imperiale. E allora ufficialmente. E allora vogliamo leggere, intanto Luca ti do il microfono perché ancora poverino dall'affanno, tutti i baci, tutti gli abbracci. A te il microfono, Luca, grande applauso! Allora, un po' di luce, grazie. Allora, l'amicizia, quella vera, sto leggendo, Dante, quando lesse, ecco appunto,
a Firenze. L'amicizia, quella vera, dura per sempre. Basta sentirla viva nel cuore, proprio come la nostra. Invecchiare non è mai facile per nessuno, ma insomma, lui invecchia mai, quindi fatto un patto col diavolo, ancora ce lo deve raccontare, ma non ce lo racconterà mai. E quindi un grande applauso anche solo per questo. È un pischello, ma che vogliamo dire? Io cresco, Francesca, non invecchio, cresco. Beato lui. E quindi dice, invecchiare non è mai facile per nessuno, ma tranquillo, noi ti saremo tutti vicini. Auguri di buon compleanno, Luca, da tutti noi, tutto il tavolo Lupin. Ma leggi bene, tutti i partecipanti, leggili, leggili tutti, guarda qua. Sono le telecamere di Plan FTV, grazie anche a Marco Pigiani, sempre presente a tutti gli eventi, i più belli eventi qua in Toscana, Plan FTV. Seconda parte dedicata soprattutto a voi, a Luca, a me e alla Franci. Buon...